sciopero generale contro una manovra che UIL e CGIL giudicano inaccettabile. Per Milano la manifestazione di protesta si è svolta a Piazza Affari, dove è stata ribadita l'urgenza di una legge di bilancio che tuteli i deboli e il lavoro. Una manovra che precarizza ulteriormente il lavoro perché reintroduce i voucher fino a un valore di 10.000 euro. Una manovra che purtroppo dà delle risposte semplicemente agli evasori e non ai cittadini, ai lavoratori e pensionati che versano oltre l'85% dell'IRPEF. Una manovra che non affronta i temi della sanità, una manovra che non affronta i temi dei giovani e delle pensioni. Quindi è una manovra che per quanto ci riguarda è iniqua, quindi che non dà risposte alle esigenze del lavoro, dei cittadini e dei lavoratori e pensionati. C'è un problema di salari, c'è un problema di riforma fiscale per restituire risorse alle lavoratrici e ai lavoratori, c'è un furto di fatto alle pensionate e ai pensionati di questo paese. Insomma, ci aspettavamo un salto di qualità da parte di questo governo che non è arrivato, e noi crediamo che la mobilitazione sia un percorso assolutamente da sostenere. Noi già l'anno scorso, a 16 dicembre, abbiamo fatto uno sciopero generale contro una manovra che presentava il governo Draghi, e ulteriormente in questa occasione, anche se sono cambiate la compagine politica, riteniamo che questa manovra deve essere modificata a favore delle famiglie e dei lavoratori.